spalla ha una serie di laboratori in Liguria, non è vero? Sì, sostanzialmente ci sono tre sezioni, una a Genova che è la più grande, una alla Spezia e una di Ponente, che copre in parte Savona e in parte Imperia, con specializzazioni diverse. Siccome noi facciamo tantissimi controlli in tutte le matrici, sia di interesse sanitario come le acque potabili o gli alimenti, sia ovviamente in campo ambientale, quindi per il monitoraggio e per il controllo, quindi controllo degli scarichi, controllo dell'aria, delle emissioni, rifiuti, suoli e bonifiche e poi tutti i monitoraggi delle acque, sia marine che acque interne. E quindi siamo suddivisi, ci suddividiamo il lavoro per specializzazioni. Per esempio a Genova abbiamo delle specializzazioni importanti come sono quelle dell'analisi delle diossine in tutte le matrici, compresi gli alimenti, anche pesci, mitili e roba del genere. E poi abbiamo l'amianto che facciamo su tutte le matrici, sia in aria principalmente e poi comunque anche sui suoli terreni. E poi abbiamo la sezione di radioattività ambientale qui a Genova, che facciamo analisi sia sugli alimenti che sull'aria e anche su terreni. Ultimamente facciamo anche sui terreni. E poi abbiamo, per esempio, nelle altre parti una importante sezione che fa analisi dei pesticidi alla Spezia. E noi siamo molto impegnati su questo fronte e siamo anche all'avanguardia Se non sbaglio, avete fatto le analisi recentemente su un carico di peperoni che era Esatto, arrivato, abbiamo vero? fatto un carico di peperoni che è arrivato, diciamo, in importazione e non è stato importato. Poi abbiamo Cioè fatto. non è stato poi scaricato, Non è stato venduto, è stato scaricato, ritirato è dalla stato vendita. ritirato, è stato, diciamo, respinto sostanzialmente perché era ancora allo stato estero. Poi abbiamo fatto l'analisi delle arance un po' di tempo fa e quindi questa è la nostra sezione di Spezia che fa l'analisi di pesticidi ed è specializzata proprio su questo e fa oltre 200 principi attivi accreditati su tutte le diverse matrici. Chi si occupa ad esempio di alga, che è la famosa alga che Ecco, impropriamente se viene detta killer? l'alga viene fatta proprio alla Spezia e c'è una piccola sezione che si occupa di fare l'alga alla Quindi Spezia. i prelievi che arrivano da tutta la Liguria Da vanno a tutta la Liguria Spezia. vanno là, sì. Di cosa si occupa Genova invece? Genova, come ho detto prima, come specializzazione abbiamo l'amianto, le diossine, poi facciamo praticamente tutti gli alimenti, al di là dei pesticidi, li facciamo qua. Quindi facciamo il controllo degli alimenti, soprattutto le micotossine, che sono delle sostanze molto tossiche che si trovano per esempio nei cereali, nella frutta secca, no? E anche qui molta importazione, quindi Quindi lavoriamo per sanità i prelievi marittima, appunto sulle dogane? sì, più che altro sulla sanità Sanità marittima, marittima. perché la dogana fa altre cose. La sanità marittima invece è proprio l'aspetto di, diciamo, di controllo degli aspetti sanitari su quello che viene importato. Quindi facciamo tutti gli alimenti, poi facciamo anche ovviamente analisi IPA di metalli su tutte le matrici. Suoli, acque, rifiuti, e poi dicevo, facciamo gli IPA, le diossine, l'ho già detto. Ecco, ma il cittadino che Sì. avesse un dubbio, che ne so, su una mozzarella, su un prodotto alimentare, che iter deve seguire? Deve venire a portarla qua da voi oppure deve andare all'ASL? Come fa? Allora, se noi possiamo anche fare l'analisi se ce la porta il cittadino e a volte lo facciamo, però in questo caso è un'analisi privata che va pagata Sì, intanto certo. e poi non ha un valore formale, Legale. legale, quindi noi suggeriamo comunque di andare sempre dall'ASL, l'ASL fa l'accertamento necessario, può prendere il campione che gli dà il cittadino, ma può anche fare un campionamento direttamente dove è stato Che quello ha comprato, valore eccetera, e quello ha legale, valore certo. legale. Perché noi comunque dobbiamo sempre tutelare il diritto a difesa e quindi è necessario, c'è tutto un iter procedurale da seguire. Il caso più Quindi. strano che le è capitato su questi temi, soprattutto su quelli dell'alimentazione e della sicurezza,
penso che del cittadino in generale. Sugli alimenti, sicuramente casi strani, boh, non so. La famosa mozzarella blu, ad esempio, no? Sì, mozzarella blu l'abbiamo fatta tanti tanti anni fa e sì, diciamo, però non sono casi isolati, casi particolari. Noi lavoriamo invece molto proprio sulla salvaguardia, sulla sicurezza e quindi cerchiamo di mantenere il bersaglio puntato su quelle che sono le criticità più importanti, come le micotossine, come le sostanze della sicurezza alimentare. Quindi con un lavoro, diciamo, metodico che deriva da programmi regionali oppure da indirizzi legati all'ERTA, cose del genere, che per i prodotti che vengono dall'importazione. Spiega Quindi, invece come viene effettuata l'analisi delle acque di balneazione. Sta per cominciare la stagione, oggi fa molto sì. caldo. Allora, chiaramente qui è tutto, c'è una legge molto precisa e molto, come dire, che lascia pochi margini di manovra, nel senso che tutto c'è un calendario, Codificato. ci sono, quindi bisogna predisporre il calendario È una prima del mappa, tempo. immagino, sul C'è una mappa, litorale. ci sono i punti che sono, si dice, georeferenziati, vanno fatti in quei punti, secondo un certo calendario, e c'è un profilo preciso di analisi microbiologica sostanzialmente. Dopodiché noi abbiamo un portale, che, diciamo, in tempo reale, non appena abbiamo risultato, mettiamo il risultato sul Bene. portale e il portale automaticamente avvisa chi deve avvisare, comune, ASL, eccetera. Contemporaneamente viene fuori un discorso di mappa, proprio Sì. con i colori a seconda del fatto che Dettaglio. sia, diciamo, conforme o non conforme. Poi c'è la possibilità di vedere i risultati, anche la storicizzazione punto per punto. Insomma, quindi Sì. è un servizio molto, molto apprezzato anche dagli enti turistici, anche non solo Sì, italiani, certo. che fanno riferimento per vedere com'è lo stato Ecco, di un il certo. cittadino dove può vedere le condizioni delle acque? Voi avete un Sul sito sito, sì. e questo Se diciamo sito sul nostro portale c'è proprio la parte balneazione, per cui uno va lì, clicca su. clicca e è molto facile, si vede anche dagli smartphone. Quindi, cioè, Quindi possiamo guardare lì. sì. Ha un progetto, un sogno, un'evoluzione per i vostri laboratori? Beh, sicuramente avere la possibilità di cambiare la strumentazione sempre tenendola al passo coi tempi, al passo, soprattutto perché noi dobbiamo sempre aumentare le nostre performance, perché chiaramente dobbiamo scendere di sensibilità sempre di più, Certo. per vedere sempre più piccole quantità di sostanze inquinanti e anche con tempi più bassi, quindi dobbiamo automatizzare il più possibile le cose che facciamo, sempre mantenendo l'affidabilità del risultato. Quindi questo è il sogno principale, Di ognuno, eh? insomma, Sì, di tutti i suoi colleghi, avere a esatto. Poi disposizione. chiaramente gli altri problemi che hanno tutti, il problema personale, eccetera, che comunque è un po'. Però sicuramente questa è la cosa più importante. Poter avere a disposizione La la strumentazione strumentazione più sempre più aggiornata. aggiornata. Esatto. Grazie. Questo è il SEM, è un macchinario che serve per Che misurare. serve? Un microscopio elettronico a scansione, E serve serve soprattutto a determinare le concentrazioni di amianto in aria e anche a livello massivo, anche su terreni e anche su manufatti, tipo il famoso discorso dell'Eternit, per esempio, Sì. lo può fare con questo. Ecco, voi fate controlli, che ne so, nei grandi cantieri? Noi facciamo i controlli, per esempio, per il terzo valico, in cui controlliamo, c'è una cintura diciamo, di stazioni di prelievo, e facciamo l'analisi dell'amianto in aria, per controllare che Non insomma, travalichi i non limiti. travalichi quello che è stato individuato come un livello di sicurezza di 2 fibre litro. E quindi noi controlliamo sempre queste cose qua. Questa che macchina è? A cosa serve? Questa è una macchina che si chiama gas cromatografo alta risoluzione o massa magnetica, e utilizza un detector molto selettivo e serve per fare sostanzialmente le diossine.
in tutte le matrici ambientali e anche sanitarie. Noi facciamo diossine negli alimenti di origine animale o anche vegetale, e poi la facciamo in ambiente, la facciamo su deposimetri, per esempio, per la qualità dell'aria. Lo facciamo adesso, proprio in questo momento, lo facciamo anche sulle acque a seguito di incendio, per esempio, come sta L'incendio che c'è succedendo, che c'è stato. stato adesso, che è proprio nella cronaca di questi giorni. Facciamo l'analisi delle diossine nelle acque. Ecco, nel caso fosse stato, nel caso ci fosse un incendio grosso che compromette, fa aumentare la presenza di diossina, voi dovreste iniettare la balneazione? Direi che è l'ultimo dei problemi, penso. Qual è il primo? Il primo, in caso di incendio, chiaramente il caso di incendio Epocale, è un insomma. discorso dell'aria, Sì, primo, quindi ok. di delimitare le zone di pericolo, quindi, e comunque non è la diossina il primo tracciante che viene fatto. In genere la diossina viene fatta dopo per valutare la situazione, Impatto ha a avuto? quale impatto ha avuto, e quindi infatti in un incendio la prima cosa è spegni l'incendio. Eviti che le persone vadano Arrosto. arrosto e vadano comunque in condizioni di rischio. Dopodiché fai delle valutazioni ambientali, e una delle valutazioni ambientali può essere quella delle diossine, per cui noi facciamo questo. Poi comunque, diciamo, un lavoro molto importante che facciamo con questo strumento è facciamo anche i sedimenti, ovviamente, e poi facciamo gli alimenti, che è una delle nostre nei nostri fiori all'occhiello. Abbiamo la struttura proprio con questa macchina che ha accreditata la misura delle diossine, dei furani e anche dei PCB, cosiddetti PCB diossino-simili, perché sono, diciamo, hanno familiarità con le diossine. E questi sono normati, e quindi noi facciamo il controllo negli alimenti, anche in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Lo facciamo praticamente per la Liguria, lo facciamo noi, e quindi, diciamo, è una cosa molto importante che Certo, facciamo per la per la collettività. salute pubblica, Sì. certo.